Ciao a tutti, ciao, bentornati sul mio canale. Oggi sono parecchio frizzante perché ho tagliato capelli e ce li avevo lunghissimi, ma di solito dopo le ferie d'estate, dopo che ho fatto il mare e tutto, do un bel taglio, infatti ho tagliato un peso così, perché anche essendo decolorati si sciupano. Voi vedevate solo le punte qui perché erano scalati, ma dietro ce l'avevo bello lungo. Quindi ho dato un taglio tutto pari ora, vedete? Per affrontare l'inverno. Detto questo, prima di cominciare, come sempre è doveroso ringraziare tutti indistintamente, nuovi iscritti, vecchi iscritti, grazie, grazie, grazie. Il trucco che sto indossando è un rossetto rossetto liquido di Dose of Color, questo qua. È un brand che lo trovo da Dallas e questo di preciso è il colore che è un arancione vero coraro, corallo. È molto bello anche quando siamo abbronzate, quando siamo al mare, sulla abbronzatura. E stiamo parlando di Coral Crux. Poi lo scrivo giù. Come dico sempre, se me lo scordo, ricordatemelo. La palette è una palette molto low cost ma molto bella. Vi avevo già parlato di questa palette in passato quando ho fatto i miei preferiti low cost di make-up, che dovevo fa fare anche i preferiti high cost, lo devo fare. E questa palette che mi è stata regalata da una di voi, di Carmen e Milk Coffee. E questa è una palette che secondo me è molto bella. Una palette un po' basica per tutti i giorni, per chi adora i trucchi molto eleganti, ma anche sofisticati, perché no? Perché i nude, secondo me, rimangono sempre il trucco più elegante, più sofisticato, ma anche il trucco per tutti i giorni, quantomeno appariscente, quantomeno anche se io amo tutti i colori, però questa palette mi piace moltissimo e la uso tantissimo. Vai. E detto i colori, ringraziato tutti, andiamo al nostro video. Come avevo promesso, anche qui vi faccio vedere i miei 7 neon infinità, perché quelle che compro è perché mi garbano tutti, mi piacciono tutti, ma in questo caso faccio vedere i 7 miei preferiti del momento, quelle che ho usato fino a oggi tantissimo. Però ce n'è tanti che sto testando perché io ho questo brand che ben si dica, io lo adoro. Stiamo parlando di Divine e quindi, come dico sempre, io fo una grandissima pubblicità a questa linea di profumi che sono equivalenti ai profumi di nicchia, ai profumi commerciali, ai profumi anche commerciali low cost, perché ce n'è qualcuno che è anche low cost. Però possiamo trovare in questi profumi una somiglianza molto 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 alta con una, con, come posso dire, con una, con un basso prezzo, con un costo minore, ma soprattutto sicuramente con una qualità minore, perché ha anche un prezzo minore. Ma a me queste sete che sto per parlare durano tantissimo. Tantissimo, sono dell'adesivi. Andiamo a noi. Poi farò vedere anche tutti i miei profumi di Divine. Non ne ho tantissimi, ma un po' ce l'ho. Allora, il primo, che per me è un tatuaggio, proprio tatuaggio, lo usa anche mio figlio perché è in unisex. È un profumo di Tom Ford. Stiamo parlando di Tabacco Vanille di Tom Ford. Questo qui l'avevo scritto qui perché si era un po' cancellato. È uno dei primi e vedete quanto è stato consumato. Questo è un profumo che io ho già ricomprato, ma sempre la vecchia profumazione, perché sono stati tutti riformulati, anche il sito è stato tutto rivisitato. Qui vedete c'è il tappo anche diverso. E comunque questo, guardate che colore liquido, è una bomba. È una bomba di profumo, lo trovo molto simile, quasi al 90% dell'originale. Dico questo perché l'originale io ce l'ho. E anzi,
Quello originale mi dura anche di più, ma questo io lo sento con una piccola differenza che mi piace anche di più, perché ha questo odore di anici, che lo sento tantissimo in questo profumo, e in quello originale no. Non so neanche se c'è le note, o qui o quello dell'originale, non lo so, ma io in questo profumo lo sento tantissimo. Anzi, qui non c'è, però io lo sento. Allora, qui troviamo in testa la foglia di tabacco e le note speziate. Troviamo conuncolo di fava tonka, fiore di tabacco, vaniglia e cacao. Poi troviamo nel fondo la frutta secca e le note legnose. Io non lo so se è questa comba di note legnose, di cacao, di vaniglia, di fava tonka o di foglie di tabacco o di fiore di tabacco. Non lo so. Io sento, sarà proprio il tabacco con questa vaniglia che ha questa nota un po' piccantina, che a me mi sembra anici. A me mi piace da impazzire questo profumo, mi dura tantissimo, lo uso tanto tanto d'inverno, come ho già detto, è la seconda bottiglia che uso. Me lo sentono moltissimo i miei colleghi, anche mio figliolo se lo dà poco perché gli hanno detto i suoi amici: oh, date poco perché tu lasci la scia, tu ci fai venire mal di testa. La prima volta che non sapeva che era così potente, se ne aveva dato, perché lui è come me, gli piace il profumo, se ne era dato tanto, e quindi dopo fa venire la nausea perché è fortissimo. Quindi, se volete un profumo di Divine che veramente vi dure tantissimo, prendete questo, il 9, il 196, che corrisponde a tabacco vaniglia di Tom Ford, e è una bomba. Questo è il primo. Il secondo profumo è il 789. Dove ce l'ho? No, 789. Chi mi ha dato un'altra cosa? Aspettate. No, 738. Ora lo correggo, questo taglio ho fatto casino. 738. Aspettate, perché ho fatto un po' di casino. No, eccolo qua. È il 738. È il 738, aspettate perché ho bisogno di una penna, se no fa casino. Tutto in diretta, non taglio niente, ma se no fa un po' di casino. Perché ho fatto confusione e quindi è bene sì che faccio così. Allora, il 738 è, direi, tra questi sette, il mio veramente preferito in assoluto di tutto Divine, di quelle che ho usato finora. 738, e vedete il colore, vedete quanto l'ho usato. È lui, sì, è lui. È la mia vita. È un profumo che è bel, che come si chiama, corrisponde, equivale a Belbel Vaniglia di Mansera. Grazie a questo profumo io mi sono comprata quello originale, che non ce l'avevo. Di Mansera ce n'ho tanti profumi, ma Belbel Vaniglia non ce l'avevo. Grazie a questo profumo me lo sono comprata, c'è, cioè, mio gatto mi ama e lo adoro. Guardate il colore. Amo, amo, non l'ho ancora finito, l'ho usato l'inverno scorso tanto, non l'ho ancora finito perché, guardate mio gatto, perché è qui che sì, mi butta per terra tutto. Guardate mio gatto, wow, ciao 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 ciao. È un profumo che io adoro, ha una persistenza strepitosa, è un po' anche un pochino olioso e dura tantissimo, almeno sulla mia pelle dura tantissimo. Qui troviamo una pera molto sugosa, perché questo è un dolce elegante,
secondo me, non un dolce da carie o da diabete, di glicemia, no? È un dolce perché è un dolcione, però elegante. Ha una pera succosa, all'angelica, al ribes nero e il mandarino, il pepe rosa, il chio di garofano. Tutto questo è la partenza in testa. Con un cuore di tuberosa, gelsomino nero e rosa. E un fondo di vaniglia, muschio bianco. Quindi questo, mamma mia, come mi piace, anzi me lo do oggi che non c'è niente. Perché se ve lo date nei vestiti dura anche di più. Adoro, 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 adoro questo 738 e ve lo consiglio tanti alle amanti dei profumi gourmand, ma elegante, persistente. E questo, come dicevo prima, io fo tanta pubblicità a questo brand perché io lo adoro, però io non ci guadagno niente, non ho codici sconto, anzi quando le compro io soffrisco sempre di codici sconto su questi canali spagnoli che loro ce l'hanno tutti, perché Divines, per chi non lo sa, è un brand spagnolo, quindi quasi tutte le youtuber spagnole ce l'hanno codici di sconto. Più le offerte che fa Divine molto spesso e le comprate a 9, 10, 11 euro, pochissimo, un 100 ml, quindi perché no? Ma io non ci guadagno niente, non c'ho codice sconto, non c'ho niente. Fo pubblicità semplicemente perché, come dico sempre, mi piace condividere con voi tutto quel che trovo di bello. E quindi io sono quella che è il mio canale e parlo di tutto, amante dei profumi come sono e anche del make-up. Quando trovo delle cose che mi piacciono, non mi interessa se sono imitazione, se sono low cost, se sono high cost, se sono da poco, da tanto, non mi interessa. Se a me piace, io le compro, le testo, le indosso e poi le consiglio. Quindi questo è un profumo di Mancera che io ve lo straconsiglio se volete provare un profumo di Mancera. E questa è una bella imitazione e questo è Vanilla Berber di Divine, però imita Vanilla Berber, Vanilla Berber Vanilla di Mancera. Poi il secondo è dove sei? Non me lo sono messo in ordine. È il 703. 703, che anche lui è un altro profumo di Mancera, è un'altra bomba. Anche questo, grazie a lui. No, grazie a lui, dico il contrario di quell'altro. Questo è un profumo che io avevo di già, ma siccome lo adoro, ho voluto comprarmi anche quello di Divine per vedere quanto era la persistenza di quello di Divine. Infatti non è tantissimo che ce l'ho, quest'inverno lo userò alla follia, però l'ho già provato e mamma mia. Buonissimo, 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 buonissimo. Questo è super top, anzi, questo è una goduria anche quest'estate. Se lo conoscevo, se me lo ricordavo, conoscerlo, ce l'avevo di già perché l'avevo comprato verso aprile, giugno, aprile, maggio, e che c'era dei saldoni su Divine, l'avevo acquistato. Questo è meno dolce di quell'altro, ma è più fresco perché è un cocco cremoso, quindi ci stava da Dio quest'estate, l'ho dimenticato. E quindi qui troviamo un equivalente appunto di cocco vaniglia di Mancera, è spettacolare. Qui troviamo in testa il cocco e la pesca bianca, quindi wow, bellissimo. Con un cuore di fiore di Tiare, Ghilan Ghilan e gelsomino. E un fondo di vaniglia del Madagascar e muschio bianco. E notte legnose. Madonnina, questo è micidiale, questo è bellissimo. Sapevo, lo davo prima di quell'altro. Super top, super top. Guardate che colore ha, quindi super consigliato. È bellissimo, è bellissimo. Poi andiamo, andiamo, andiamo al 561. Che è l'equivalente di
un mio grande amore, che è un discontinuato. Accidenti a me, quando a suoi tempi non me l'avevo comprato, ce l'aveva mia suocera la bottiglia originale, ma dopo quei tempi lì io non avevo canale, non esisteva neanche, credo, YouTube. No, non l'ho tenuta, anche se era una bottiglia da conservare perché era bellissima, fatta a mandorla con quel colore celeste acqua marina e tutta la rete sopra, e stiamo parlando dell'Olita Lempisk. Era bellissima la bottiglia, era buonissimo il profumo. Non esistendo più, qualcuno si trova in giro e so che costa l'ira di Dio, qualcuno di voi ce l'ha e ce lo tiene caro, ci credo, ma io rinnovo i miei pensieri. Se qualcuno lo vuole scambiare, lo può vendere, io sono qui presente a comprarlo. E qui abbiamo questo dell'Olita Lempisk, che io non avendo quell'originale mi sono comprata questo equivalente. È già la seconda bottiglia che mi compro, io lo amo. Questo è un'altra bomba dolce che dura tantissimo, che è buonissimo, che ricevo tantissimi complimenti. Qui stiamo parlando di un profumo dove si sente l'arancia amara, ma si sente anche il bergamotto, quindi è dolce, ma parte con una partenza molto fresca e agrumata, con questo profumo del bergamotto che sapete che io adoro, amo, per poi finire con un cuore di innortelle che non so che, cannella e muschio, poi il fondo. Già insieme a questa cannella ci abbiamo un fondo con fava tonka, vaniglia e sandalo. Ma questa vaniglia, questa fava tonka, questo sandalo, insieme a questa cannella, è quella che caratterizza questo profumo. Si sente moltissimo la cannella, si sente moltissimo la fava tonka. Io sento anche un po' la cioccolata, non so perché, il Nesquik. Questo è un profumo fresco, però dolce. E per quelle che non amano i profumi gourmand, proprio di quelle dolciore, questo è un dolce fresco, quindi è buonissimo. Si sente questa nota di bergamotto, un bergamotto mo molto dolce, è bellissimo, bellissimo, bellissimo. Quindi consiglio tantissimo questo profumo, è il 561 di Divine, che corrisponde a Lolita Lempisk. Poi andiamo al... Aspettate perché. Andiamo al... Se me le mettevo in ordine era meglio. Andiamo al 677. 677, che corrisponde a Aeternum Swiss di Louis Vuitton. È un profumo che è uscito da Louis Vuitton, non è tantissimo. C'è anche un altro ancora di Louis Vuitton che voglio ricomprare, che ce l'ho già alla lista di Dubai, perché adesso c'è tantissimi sconti. Questo per chi piace i profumi freschi. Questo è l'ultimo arrivato, se no me lo sono scordata, anche questo lo potevo portare al mare, perché questo è... Non lo so se mi comprerei l'originale, non lo so, ma questo è un profumo super, super top. Unisex, si possono usare anche i nostri mariti, i nostri figli in casa. È un profumo agrumato. Io non lo sapete, non andavo matta per gli agrumati, li ho rivalutati quest'estate con questo caldo. Questo è un agrumato, ma un agrumato bellissimo, un agrumato che viene fuori con questo mandarino e arancio di Sicilia e con questo bergamotto. C'ha queste note e basta. Ma è un bergamotto, Madonna, ma è buono. È un bergamotto dolce, un bergamotto molto maduro, quasi giallo. Bellissimo. Si sente tantissimo le note di mandarino, un mandarino molto, ma molto maduro e succoso e dolce. Quando sbucciamo il mandarino, che è parecchio maturo, che è dolcissimo, questo mandarino, questa buccia bella e profumata. Questo è un agrumato, ma un signor agrumato, ma un agrumato dolce. Si sente solo le note degli agrumi, come già detto, il mandarino e l'arancio di Sicilia, il bergamotto, ma è un agrumato, non un agrumato di quelle che sentiamo solo queste parti acide, fresche. No, questo è un agrumato dolce,
bellissimo da indossare, energico, elegante, fresco, è veramente un profumo da provare. Anzi, per quelli che magari sono tentati di prendere quello originale, che non costa poco, provate prima con questo, perché è uguale, me l'ha detto una mia amica che lei ce l'ha, quello originale è uguale e qui le pagate veramente poco. È una roba davvero, perché il caldo continuerà, anche se sì, grazie a Dio è rinfrescato, però c'è sempre il sole bello che picchia, questo profumo ci starebbe ancora benissimo, infatti io lo lascerò fuori perché lo continuerò a indossare. Poi andiamo al... L'ultimo che sarebbe questo profumo. È qui che ho sbagliato. 9-10. 9-10. Vedi che l'avevo sbagliato? È il 910. Allora, premetto prima di farlo vedere che io di questa linea qua ce n'ho tre. E ho quattro e le voglio tutti, tutti perché amo questa linea qua per questo inverno. Stiamo parlando di un profumo che è equivalente a, dove l'ho messo? È un equivalente, dove l'ho messo? Accidenti alle mie corna. È un equivalente di profumi di Marley. E quindi qui ci abbiamo il profumo che io vorrei un giorno comprare l'originale. Se no mi piace moltissimo e ho avuto un sample di quell'originale. È il profumo che più mi attira di questa linea di profumi. Stiamo parlando di Safanad di Parfum de Marly da donna. Guardate il colore, no. Parliamone, eh. Io lo conosco perché, come vi ho detto, ho avuto un sample di profumeria 50 ml che ho acquistato da loro e speso i profumi che ho di nicchia qualcuno e mi ha mandato dei sample. Questo profumo lo conosco. Dico che quasi è il 90% uguale. Certo, ha una durata minore. Ma è un profumo che per essere di Dubai, che l'ho pagato 11,90 euro, quasi 12 euro in quando c'erano i saldi, e è una bomba. È una bomba e per chi non vuole spendere tutti quei soldi che costano i profumi di Marley, e di Parfum di Marley, questa sarebbe una valida opzione. Una valida, come diciamo, imitazione. È buonissimo. Io li voglio tutti, ce l'ho quasi tutti, come di un altro brand, ce l'ho quasi tutti. Di questi profumi di nicchia ce l'ho quasi tutti, profumi di Divine, perché li adoro e anche per me è un modo da provare, per se un domani dico, oggi posso farmi un regalo, so, lo conosco e so dove vado a spendere i miei soldi e in quei profumi costosi. Ma andiamo a questo qui. È un profumo che c'ha in testa una pera vela matura con una arancia bella succosa. Poi abbiamo un cuore di fiori di arancio e ghilan ghilan e iris, con un cuore di vaniglia, sandalo, ambra e muschio. Quindi di che stiamo parlando? Anche qui abbiamo la vaniglia, il sandalo, l'ambra, il muschio, anche qui abbiamo l'arancia succosa, la pera, abbiamo il fiore di arancio, abbiamo il ghilang ghilang, l'iris. Quindi qui abbiamo un signore profumo, gente, per 12 euro, quindi, e quando costava pieno, costava sui 21 qualcosa. L'ho trovato in offerta, magari costa un pochino di più degli altri, perché è della linea dove va a prendere l'equivalenza di profumi di nicchie, quelle più costosi. E quindi le trovate appunto a 9 euro, a 11 euro, a 12 euro, a dir tanto quando sono in offerta. Se mettiamo anche i codici di quelle ragazze spagnole, e anche qualcuno italiano ce l'ha, i codici di Divine, mi sembra anche... quella ragazza che fa la pubblicità R, come si chiama, che finisce R, allora mi viene in mente il nome, sapete che io sono smemorata, Elisabetta R, anche lei ha lo sconto, il codice sconto per Divine.
prendete di questi sconti, aggiungete i profumi che sono già scontati e le pagate molto meno. Quindi con queste chicche, ora mi rimane uno, aspettate perché non vuole che rimanga nessuno. E... no, lo ho detto tutti, sono 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ne rimane uno, che non ho fatto vedere, aspettate, guardiamo, uno che non ho fatto vedere mi rimane, che non ho segnato qua perché sono di fuori, adesso ve le faccio vedere, così faccio vedere tutti. Dove l'ho messo? Eppure non l'ho segnato, come mai? E vabbè, lo dirò per un'altra volta, perché qui non ce l'ho segnato, strano, mi fa strano che non l'abbia. Lui, perché è una bomba, se l'ho messo qui vuol dire che è una bomba. Buonissimo, buonissimo, ma ne parleremo in un altro video. Perché qui non ce l'ho segnato le note e non so neanche a che corrisponde e mi fa strano questa cosa. E lui 709, strano, buonissimo, ma non me lo ricordo a che corrisponde. Vabbè, con questo video, che qui arriva il librettino di tutti i profumi, non l'avevo segnato anche qui e lì no, qui arriva perché il sito di Divine ha aggiornato tutto e spesso non mette più a che profumo è equivalente quel, secondo me perché è stato riformulato, perché magari le casse profumistiche hanno un po' brontolato perché sono andati molto virali questi profumi di Divine e quindi hanno un po' bandito, non lo so, ho sentito qualcosa così ma io non lo so, e non vengano tutti bene dichiarato a cosa corrisponde, però con un piccolo ordine viene dentro il librettino dove viene tutto e spiegato bene a cosa è equivale il profumo. Quindi con questo io finisco questo. Ah, mi è stato mandato anche bellissimo un ultimo ordine che ho fatto dove c'era le caramellina, c'era gli adesivi, mi è stato mandato anche questo molto bellino da poter mettere dentro il profumo che amiamo e portarcelo in giro, molto carini. E quindi tanti profumi, profumerie non lo fanno, loro ti mandano sempre il librettino, ti piegano tutto e il cosino per portarsi dietro per i profumini, vedete? E gli adesivi, la camicia della scuola per i bimbi, volendo, se vogliamo mettere nella sua agenda, nei suoi diario, le caramelline, insomma sono molto carini queste. Poi anche i sample, una scatolina da provare prima, cosa se il profumo non vi piace o non vi dura o non è quello che magari vi eravate aspettato e il profumo rimane chiuso nella sua scatola, voi avete provato il sample, quindi potete rimandare indietro il profumo e potete scegliere un altro, molto carini. Quindi detto questo, io vi ringrazio e se volete un video dove volete vedere tutti i miei Divine, chiedetemelo qui giù, ditemi voi se conoscete Divine, se avete un vostro preferito, se mi consigliate, conoscete i miei gusti, mi consigliate uno buono che conoscete già di voi, magari non ce l'ho ancora, consigliatemi e ditemi soprattutto quali sono i vostri preferiti, scrivetemelo giù nei commenti. Vi mando un grande bacio e al prossimo video, ciao!